16 febbraio 1999, ribelli curdi prendono d'assalto le ambasciate greche in varie città del mondo, manifestando la propria rabbia per l'arresto avvenuto il 15 febbraio di Abdullah Öcalan, leader del PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Öcalan è catturato dai servizi segreti turchi durante un trasferimento organizzato dall'ambasciata greca a Nairobi. Secondo i curdi, i greci hanno tradito il loro capo consegnandolo al nemico. Öcalan verrà processato in Turchia e condannato a morte nel giugno del 1999. Nel 2002 il Tribunale di Sicurezza di Ankara commuterà la pena in ergastolo. Öcalan sta scontando la pena nel carcere di massima sicurezza di Imrali. La notizia della